11ª edizione, un grande successo, perché più di 11.000 bambini hanno partecipato a questa manifestazione con 44 rappresentanze estere, 44 nazioni che hanno dato un significato importante per la qualità del materiale che hanno prodotto. In Italia ci sono state 8.000 bambini che hanno partecipato con altrettanti disegni, e quindi un'azione, un intervento decisivo. Diritti a colori sta diventando di grande spessore, non solo per la partecipazione, non solo per la qualità, ma anche per tutto quello che dal punto di vista del movimento internazionale per il rispetto dei diritti dell'infanzia sta promuovendo. Quindi un grazie a tutti gli operatori, un grazie a tutti i volontari, un grazie a tutte le maestranze, a quelle tante insegnanti che hanno aderito a questa manifestazione. Grazie di cuore, e speriamo che la 12ª edizione ci veda proiettati anche in altre località, in altre città, per fare la finale di Diritti a Colori. Quest'anno ha vinto un bambino indiano, una bambina indiana di 12 anni con un disegno stupendo, quindi l'internazionalità di questo concorso è rispettata a pieno. Grazie a tutti.